A proposito di informazione, delegittimare il dissenso in ogni modo, un paio di giorni fa c'è stata la partita Italia-Israele e alcuni, quasi tutti tra l'altro, i tifosi, che chiaramente hanno chiamato ultras tifosi, perché poi non c'erano soltanto tifosi organizzati, comunque i tifosi italiani, quasi tutti sono voltati, appunto per dimostrare, del dissenso nei confronti appunto dello Stato per me terrorista di Israele durante l'inno nazionale israeliano. Un gesto assolutamente non violento, per me assolutamente legittimo e per me hanno fatto benissimo. Io ho notato sia come sia stato stigmatizzato questo gesto, ripeto, non hanno fatto niente, sono soltanto voltati, hanno dato le spalle durante appunto l'esecuzione dell'inno nazionale come per palesare dissenso e contrarietà a quello che sta accadendo in Palestina. E alcuni giornalisti, pure Mentana, subito che devono dare, come si chiama, quelli sono praticamente braccio alzato, fascistelli, eccetera. Cioè, io noto proprio che non soltanto si mente, non soltanto si evita di parlare, non soltanto si reputa veritiera la versione propagandistica israeliana. Questo parliamo soprattutto dei mezzi di informazione mainstream, perché, come diceva Francesca, ci sono delle eccezioni. Alcune volte delle notizie diventano, come dire, così potenti da non poter, che le devono per forza dare per forza, ma anche qui manca l'approfondimento. Io dico sempre, Francesca, magari con la strage del pane, più di 100 palestinesi ammazzati mentre stavano lì ad aspettare un sacco di farina, quella notizia è stata data, tant'è che la Meloni è stata costretta a intervenire chiedendo in maniera ipocrita, che non sanno, quando non sanno che dire, meglio, non vogliono dire nulla perché sono dei pavidi e dei vigliacchi, per me a cominciare dalla Presidente del Consiglio, dicono chiediamo a Israele un'indagine rigorosa, eccetera, eccetera. Scemenze da chi, ok, facciamo sto tweet, facciamo questo post Facebook, così abbiamo finito, ma queste stragi che vengono magari, cioè queste notizie date in televisione, non vengono approfondite. Perché un conto è dare una notizia in mezzo a altre mille, un conto è approfondire un tema. Quante storie di palestinesi ammazzati sono state raccontate? La storia della bambina uccisa mentre andava sui pattini, la storia di quel padre che è andato a registrare i figlioletti gemellini appena nati e mentre era lì sono stati uccisi i figli con un missile chirurgico che ha colpito deliberatamente il piano dove stavano quei due bambini con la mamma che li allattava. Tutte queste storie vengono magari date le notizie, ma non vengono approfondite, no? Per evitare quella che dicevi tu esattamente, per evitare che si empatizzi verso il popolo palestinese, che è il popolo più bistrattato degli ultimi decenni, perché diciamo empatizzare magari può smuovere le coscienze, spingere all'informazione. Hai ragione, all'informazione, alla controinformazione. Però all'inizio ho detto che per me la controinformazione è informazione, e far sì poi che si possano fare delle azioni e partecipare con dei gruppi per fare delle azioni, boicottare, informare, denunciare, raccogliere firme come abbiamo fatto con schierarsi per il riconoscimento dello Stato di Palestina, fare tutta una serie di azioni che a loro volta possano costringere i politici a metterci la faccia e a schierarsi e a dire no, perché abbiamo questo, come dire, siamo costretti a parlare perché quella notizia, questo fatto non è che finisce nell'ultima pagina del quotidiano oppure viene data così velocemente a un TG H24, un TG News e poi basta. No, si approfondisce il tema, ecco. Secondo te è cambiato? Due domande veloci. Uno, tu giri tutto il mondo. Ci sono quanti altri paesi che hanno questa pessima informazione come quella italiana? Secondo me in Francia e in Germania siamo allo stesso identico livello. E secondo te comunque il lavoro che abbiamo fatto in questi 11 mesi è servito quantomeno ad aprire gli occhi a più persone? Cioè se non ci fossimo stati noi, soprattutto se non ci fosse stato tu, eccetera, oggi quante persone credebbero ancora alla narrazione israeliana del ci stiamo difendendo dai terroristi, sono tutti animali e si meritano la bomba atomica, tra l'altro frasi dette da questi terroristi al governo di Israele, a cominciare da Ben-Gvir e Smotrich? Allora, è difficile rispondere a questa domanda che è legittima. Io me lo chiedo spesso, dico, ma a che serve quello che facciamo? Sta peggiorando l'accanimento contro. Io me lo chiedo perché è un dilemma morale ogni volta che prendo la parola per difendere una collettività o anche degli individui, che siano essi palestinesi o israeliani, perché va detto, sono un nugolo
piccolo, ristretto, ma ci sono degli israeliani che stanno denunciando a rischio della propria vita oggi nella compagine, a fronte della compagine governativa e dell'atmosfera che si respira in Israele. Ma ci sono organizzazioni come B'Tselem o giornalisti come Yuval Abraham, Meron Rappaport, Gideon Levi, Amira Ast, da sempre, però ci sono anche tanti giovani che sono impegnati, per esempio, in questo momento quando io dico bisogna assicurare la protezione ai palestinesi. Chi c'è oggi che fa interposizione civile tra l'esercito, i coloni invasati? Poi anche lì bisognerebbe studiarlo questo caso, perché c'è una violenza, secondo me, proprio che parte dallo Stato nei confronti dei suoi stessi cittadini israeliani, Bravissimo. indottrinandoli e piantando dentro di loro il seme dell'odio ideologico, che poi diventa dottrina politica, Alessandro. Cioè, c'è un collegamento tra quello che, cioè, secondo me, è di una violenza il sistema di apartheid, il sistema che Israele dai semi piantati dai padri fondatori, in qualche modo, poi si sono evoluti nel modo in cui si sono evoluti. Però cioè, è veramente molto tragico come Israele educa, cresce anche la propria popolazione di giovani, ma comunque c'è della gente che poi quando vede non può più non vedere, quindi comincia il collasso delle relazioni familiari, il contrasto con le famiglie e le comunità, e queste persone israeliane sono israeliani ebrei, chiaramente, ebrei israeliani sono completamente sole nei nugoli piccoli, e io ho la fortuna di conoscerne tanti, e quindi vorrei anche che riuscissimo ad uscire da questa mentalità un po' manichea, bianco, nero, palestinesi contro israeliani. Certo, c'è lo Stato di Israele ed è uno Stato che alla fine è votato, c'è una democrazia, almeno nel processo, quindi questo sì. Però di fondo la realtà è che non solo in Israele, ma anche fuori da Israele, chiaramente, si criminalizza il dissenso e si propone una narrazione che facilita un determinato assetto politico. Io non credo che, a me tanto spesso, Alessandro, chiedono: ma perché il nostro governo fa questo? Perché c'è questa alleanza? L'Occidente è tenuto assieme da una matrice politica che fondamentalmente è razzista. È Non così. è, non, non è, è, sono affinità elettive, sono affinità elettive quelle che legano l'Europa, la maggior parte dell'Europa, perché poi ci sono alcuni paesi che sono un po' diversi, però la maggior parte dell'Europa agli Stati Uniti, a Israele, l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, cioè questo è il blocco delle potenze coloniali o non postcoloniali, cioè sono colonie, questi stati nascono come colonie, e gli Stati Uniti nascono da un genocidio, il genocidio dei nativi d'America, e l'America Latina, quanti popoli sono stati genocidati? E così in Australia queste cose si sanno, il bianco cristiano rimane comunque legato a se stesso, Israele è visto un po' come un'appendice, un'estensione degli interessi bianchi cristiano-cattolici in qualche modo e fa da argine all'Islam. Cioè, c'è questa mentalità ed è difficilissimo scardinarla, perché cosa serve, Alessandro? Serve la conoscenza, La conoscenza. serve l'informazione, serve il dialogo, come diceva Bobbio, conoscere per capire, capire prima di discutere, discutere prima di condannare. È un monito bellissimo, ma in Italia non si può, perché si parte nel dibattito pubblico imperante con la condanna. Devi condannare, ma e se non condanni quasi non hai diritto di parola. Ma io mi pongo nei panni di una persona che a casa segue un programma TV e non capisce. Allora dice, se lo dice quello in TV, magari è una cosa intelligente, la dico pure io, però gli sono stati, cioè è così deumanizzante questa logica stessa, perché non si dà alla persona gli elementi per capire e per giudicare e per fare delle scelte autonome, e si ritorna al punto originario.